SideQuest! Lì volete un sacco di giochi, anche gratis, in più di quelli che normalmente sono disponibili sullo shop ufficiale di MetaQuest? Allora dovete installare SideQuest. Ne avete già sentito parlare magari da qualcuno, ma se non sapete di cosa si tratta, vi spiego cos'è e come si installa. SideQuest è uno shop alternativo pieno di app e giochi non ufficiali realizzati da sviluppatori indipendenti. Molto spesso capita che, dopo molto tempo che un'applicazione è disponibile su questa piattaforma, poi arrivi effettivamente sullo store ufficiale di Meta. Ma a noi interessa per lo più per tutta una serie di contenuti che vi porterò qui sul canale nei prossimi giorni. Quindi, se non siete già iscritti, fatelo subito e vi prometto che ne vedrete delle belle. Siete pronti per installarlo? Cominciamo! Installare SideQuest è facilissimo, ma ci serve per forza un PC o un Mac. Comunque è necessario un computer, non importa che sia potente. Vi descriverò i passaggi uno per uno e troverete tutti i link alle pagine internet per scaricare il software e eseguire le varie registrazioni in descrizione. Quindi non ve lo ripeterò in continuazione ad ogni passaggio, ok? Per prima cosa dobbiamo scaricare l'applicazione per computer, quindi andiamo su sidequestvr.com. Eccolo qui, guardate che meraviglia! La prima cosa da fare è registrarvi cliccando qui in alto a destra su Sign Up e seguite le istruzioni. Dopodiché cliccate su Get SideQuest e scaricate la versione Advanced Installer, che rispetto a quella standard offre un sacco di opzioni in più che magari non userete, ma conviene sempre avere la possibilità di utilizzare. Come potete vedere è disponibile per Windows, Mac e Linux. Che lusso! Fatto questo, installatelo sul computer cliccando sull'icona. Ora dobbiamo andare sul sito di Meta, precisamente alla pagina developer.oculus.com, per creare un account sviluppatore. Questo passaggio è necessario poiché ci darà accesso a delle funzioni indispensabili su MetaQuest. Dalla pagina di Meta che vi ho appena detto di raggiungere, andate su Resources, Manage Account, Create an Organization. Qui ci sono le istruzioni, voi cliccate questo link. A questo punto potrete registrarvi inserendo semplicemente il numero di telefono e l'autenticazione a due fattori. Io naturalmente sono già registrato, quindi salterò questo passaggio, ma quando avrete finito cliccate su Continua. Inserite il nome della vostra compagnia, non ha importanza, scrivetene pure uno a caso, non vi servirà più. E voilà, avete finito! Ora manca solo un passaggio. Andate sulla vostra app sul telefono, cliccate qui in basso la solita icona per andare al menu e selezionate Dispositivi. Poi il dispositivo che volete associare, impostazioni del visore, modalità sviluppatore e spuntate questa icona. Perfetto, ora potete accedere a SideQuest, abbiamo quasi finito. Collegate il visore al computer con un cavo USB, il cavo con cui ricaricate la batteria andrà benissimo. Fatto questo, indossate il Quest. Dovrebbe essere apparsa una finestra che vi chiede di autorizzare l'app ed avere accesso al visore. Dite di sì. Se avete fatto tutto giusto, questa lucetta qui dovrebbe diventare verde. Vuol dire che il visore è stato rilevato da SideQuest. Vediamo queste icone ora. La prima è il Wi-Fi. È una funzione ancora sperimentale. Serve per trasmettere dati senza cavo, ma ora non ci interessa. La seconda è utile per installare file APK, ovvero dei pacchetti di programmi specifici per Android, che è il sistema operativo su cui si basa Quest. Ci tornerà utile nelle prossime guide. Per ora questa la saltiamo e la vediamo tra un po'. Questa ci mostra le app che abbiamo attualmente installato sul visore, tutte, non solo quelle di SideQuest. Mentre questo, i file in fase di caricamento. Infine, la chiave inglese ci permette di smanettare in alcune opzioni, ma voi non toccate nulla se non sapete dove mettere le mani, rischiate di fare casino e, tutto sommato, queste cose al momento non ci servono per i nostri scopi. Questa, per l'amor di Dio, non la toccate! Serve per inserire comandi a mano, ma se non siete sviluppatori o degli smanettoni esperti, non la userete mai. Torniamo invece all'icona che abbiamo saltato prima. Questa ci mostra tutte le cartelle all'interno del nostro Quest e potrà tornarci molto utile per aggiungere cose a mano in futuro. Caricare film nel Quest o scaricare, ad esempio, foto e filmati fatti sul visore come gameplay e cose simili. Indispensabile per i creator. Fatta questa piccola disamina delle funzioni, non vi serve altro, potete sbizzarrirvi. Ora siete in grado di scaricare quello che volete da SideQuest. Molte cose saranno gratuite, altre a pagamento, altre ancora saranno demo. C'è l'imbarazzo della scelta. Vi basterà semplicemente cliccare sul tasto di download per scaricare l'app sul visore. Attenzione però, perché le app che regolarmente non sono scaricabili dallo shop ufficiale non compariranno sulla vostra home. Per vederle dovrete andare sulla finestra per ordinare i giochi e cercare nella voce Origini sconosciute.
Qui appariranno le applicazioni installate tramite SideQuest. Bene pensierosi, vi ricordo di iscrivervi al canale se già non lo siete, perché nei prossimi giorni vedremo un sacco di cose interessanti che è possibile fare tramite SideQuest. Se avete domande fatemele nei commenti, spero che questa guida vi sia stata utile e direi che anche per questo video è tutto. Bye bye!